Le scuole di musical esistono. Lo so, è una notizia shock, vi do il vostro tempo per riprendervi. Ciao, mi chiamo Margherita Pezzella e studio musical in Italia. Non molte persone in Italia sono a conoscenza dell'esistenza di accademie del genere. Tutti quando pensano al teatro musicale pensano giustamente subito all'opera e quindi al conservatorio, alla musica lirica, eccetera, eccetera. È da poco che si sta sviluppando quest'altro grande filone del teatro musicale che viene dall'America, viene dall'Inghilterra, che è appunto il musical. E il far rendere partecipi tutti voi dell'esistenza di queste scuole è anche uno dei video per cui ho iniziato il mio canale, oltre al fatto di farvi vedere quanto sono fantastica. Molto spesso mi è capitato di assistere a scene del genere. Io esco con i miei amici, conosciamo persone nuove, si chiacchiera, si parla del più del meno, cosa fai, cosa non fai. E ovviamente arriva sempre la domanda cruciale. Nella vita. E io ovviamente rispondo: sto studiando in un'accademia di musical e tutti. Cosa? Cos'è esattamente? Di che cosa si tratta? Questo per farvi capire quanto la gente sia poco informata riguardo alla cosa, e questo è un peccato, perché probabilmente da fuori un sacco di ragazzi hanno affinità con questo mondo, hanno affinità col canto, con la recitazione, con la danza, ma non sanno dell'esistenza di posti del genere e non sanno dove esprimere appieno quello in cui si sentono forti, in cui si sentono bravi. E questo è un problema, ed è un problema che tra l'altro ha afflitto anche me per un sacco di tempo, perché io non sapevo fino a 2 anni fa dell'esistenza di queste scuole, della mia scuola. Io studiavo violino, ho cominciato con una formazione classica. Ho studiato violino, poi ho studiato canto, coro e sono stata presa nelle voci bianche della Scala. E da lì ho cominciato a studiare lirico, ho studiato con gli insegnanti di conservatorio. E pensavo che quella fosse la mia strada, perché mi piaceva cantare, mi piaceva il teatro musicale, e ovviamente in Italia teatro musicale equivale all'opera. Quindi pensavo di andare in conservatorio e che quella sarebbe stata la mia strada. Avrei fatto quello, sarei diventata una cantante lirica, eccetera, eccetera. Solo che mi sono resa conto che in effetti l'opera non mi sembrava che esprimesse appieno tutto quello che volevo dire al pubblico, sotto diversi punti di vista, sia dal punto di vista attoriale che vocale. E un giorno ho letteralmente googlato la parola scuola di musical su internet e sono usciti dei risultati, e sono usciti poi dei risultati non solo in Italia, ma bensì a Milano, dove abito io. E da lì quindi ho visto che appunto si richiedeva un provino per l'ingresso, mi sono preparata al volo delle canzoni, il provino era tipo 2 settimane dopo, mi sono preparata al volo delle canzoni e sono andata a fare il provino, poi magari ve lo racconterò meglio in un altro video, comunque sostanzialmente mi hanno presa. E da lì è cominciato il mio periodo di formazione, sto finendo il secondo anno, durante il coronavirus, chissà quando mi diplomerò, però pazienza, comunque sono stati 2 anni molto intensi, molto molto importanti, e vorrei veramente parlarvene per aiutare tutte quelle persone, tutti quei ragazzi che magari hanno questa passione, questa propensione per il musical, ma non sanno che esistono effettivamente dei posti dove si possa studiare questo. Le arti che compongono il musical sono sostanzialmente tre: la danza, la recitazione e il canto. Queste sono le materie che si studieranno in accademia, oltre a materie comunque altrettanto importanti che vi possono aiutare nel vostro percorso, come per esempio storia del musical, dizione inglese e tedesca, perché comunque il mondo del musical in Italia sta nascendo, ma è molto più forte nei paesi anglofoni e anche in Germania. Quindi imparate il tedesco. Le 3 materie principali comunque sono sostanzialmente queste: danza, che si suddivide in danza jazz, che è quella principalmente usata nel musical, danza classica, che è comunque molto importante perché ti dà le basi di tutto, di tutta la danza, e ti dà la tecnica sostanzialmente. E tip-tap. Tip-tap è bellissimo, bellissimo. Non me lo aspettavo, sinceramente. E la gente quando pensa alla danza non pensa mai al tip-tap, no? Ma è bellissimo. È molto utile nel musical, perché in realtà, se ci pensate bene, un sacco di musical hanno pezzi di tip-tap, soprattutto quelli degli anni 50. Quindi è assolutamente importantissimo sapere il tip-tap, poi è bellissimo. E tra l'altro, cosa figa, potete essere bravi in tip-tap anche se non siete ballerini, perché è una questione più che altro di ritmo. Quindi magari se siete già bravi in solfeggio, in canto, musica, eccetera, eccetera, vi sarà molto più facile, perché tutte le cose vi suonano bene all'orecchio. A parte questo, oltre alla danza c'è ovviamente il canto. Nella mia accademia in particolare le lezioni di canto si suddividono in canto corale,
interpretazione e mezz'ore singole in cui ognuno appunto ha la propria mezz'ora in cui porta i propri pezzi, li fa ascoltare l'insegnante, eccetera, eccetera. Le lezioni di canto sono molto particolari in quanto si fanno sotto forma di ascolti, si decide chi vuole andare a cantare e tutti gli altri ascoltano come se fosse una specie di mini spettacolino e alla fine della performance tutti possono dire qualcosa, criticare, dire che cosa lo ha colpito, cosa non lo ha colpito, cosa si potrebbe migliorare. E questa cosa è molto utile sia per chi ha cantato, che quindi comunque può avere diversi pareri dal pubblico, sia per chi fa le critiche che possono essere positive o negative, perché è un modo di vedere gli errori o magari le cose positive nell'altro, rendersene conto e prenderle e cambiarle o applicarle alla propria performance. Invece per quanto riguarda recitazione cambia molto a seconda dell'anno che stai frequentando, almeno nella mia accademia. Infatti nel primo anno c'è un lavoro più riguardo al corpo, al movimento del corpo, mentre nel secondo anno si affronta la parola, cominciano a essere affrontati anche scene, monologhi ed è un lavoro completamente diverso. E poi ovviamente c'è lo spettacolo di fine anno, che non è una recita del tuo corso di teatro o delle scuole medie, ma è uno spettacolo a tutti gli effetti. Viene fatto in teatro, vengono fatti dei provini, delle selezioni, dei callback per decidere chi farà il protagonista, chi saranno appunto i personaggi principali e chi invece farà parte dell'ensemble. Ovviamente dal momento che è una cosa legata alla scuola e alla nostra formazione, al nostro percorso scolastico, comunque è un provino, si decidono i ruoli, chi farà cosa, comunque tutti sono tenuti a partecipare. Si fa un allestimento che dura un mese, di solito appunto il mese di maggio, per poi fare lo spettacolo a giugno. Per quanto riguarda gli esami, sono divisi in due parti. Gli esami di metà anno, che vengono fatti a gennaio, su per giù, poi le date ovviamente sono sempre leggermente diverse. Io il primo anno per esempio c'erano stati dei problemi con la sede, quindi abbiamo ritardato l'inizio dell'anno e quindi poi ovviamente tutti gli esami sono slittati. Comunque di solito sono a gennaio e questi sono gli esami di metà anno, che sono di tutte le materie, no scherzo, di quasi tutte le materie, mentre a fine anno ci sono poi gli esami finali, che sono invece tutte le materie, un po' più ansiogeni, no vabbè scherzo. Quindi ragazzi, tutto questo per dire che le scuole di musical esistono e il musical è una parte del teatro musicale che ha già preso tantissimo piede nel mondo e che finalmente sta arrivando anche qua in Italia. Quindi se amate il canto, la recitazione, ma non vi ritrovate né nel teatro classico né magari nella musica pop o moderna dell'ultimo periodo, in effetti c'è un'altra opzione, potrebbe davvero essere questa. C'è bisogno di un grosso lavoro di sensibilizzazione per far scoprire alle persone questa non più nicchia del teatro musicale italiano. Il lavoro del performer si studia, come qualsiasi altro tipo di arte. Ovviamente uno deve avere la vocazione, eccetera, eccetera, ma il duro lavoro comincia lì, perché una volta che hai capito di avere un minimo di vocazione, la strada è tutta in salita e non bisogna fare altro che applicarsi e studiare tanto. E in una scuola ci sono degli insegnanti che possono aiutarti a fare questo. Non saresti da solo, tante persone ti aiuteranno, dagli insegnanti ai tuoi compagni di classe. Ovviamente le scuole di musical sono meno private come la maggior parte delle accademie di arte e sono anche molto molto pesanti, quindi preparatevi a 2 anni di stress continuo, di rinunce, di tanta sofferenza, ma anche tanta gioia, tanto spossamento fisico, quello tanto, tantissime soddisfazioni personali. Nella mia accademia dal lunedì al sabato siamo a scuola, praticamente dalla mattina alla sera, o comunque anche se le lezioni finiscono per le 5 di pomeriggio, restiamo a scuola a studiare, a ripassare, quindi sono tante ore al giorno, praticamente vivrete in accademia. Sarà la vostra seconda famiglia e seconda casa, non è un modo di dire, però è tanto bello. Entri in contatto con un sacco di persone diverse, di posti diversi, perché sono persone che vengono da tutta Italia e quindi automaticamente le vostre culture, le vostre esperienze diverse si incontrano e creano qualcosa. Ci si aiuta a vicenda tantissimo, chi è più bravo nella danza, chi è più bravo in canto, chi è più bravo in recitazione, ci si aiuta tanto. E è vero che c'è la competizione, però quando si è a scuola è diverso. In un percorso scolastico del genere si entra molto in sintonia con le persone che hai di fianco, anche involontariamente da un certo punto di vista, perché comunque si fanno molti lavori, soprattutto in recitazione, per cui in un modo o nell'altro si diventa gruppo. La competizione c'è,
però è una sana competizione, almeno all'interno delle mura scolastiche. È un ambiente che ti aiuta molto a capire lo spirito e il lavoro di gruppo. Questo è essenziale per questo tipo di lavoro, perché il musical si fa in gruppo. Il bello del musical è proprio che ognuno ha un piccolo grande ruolo da svolgere all'interno di questa macchina gigantesca. Anche se un solo tassellino non va al proprio posto, tutto salta. E quindi è importantissimo riuscire a capire bene le dinamiche di gruppo e a saper lavorarci insieme. È importantissimo riuscire a creare comunque un lavoro di squadra, nonostante magari uno non abbia proprio un feeling con tutti i componenti, ma questo non è essenziale. L'importante è saperci lavorare. Perché solo così si crea un vero spettacolo e si crea qualcosa che le persone si ricorderanno anche una volta tornate a casa da teatro. Quindi con questo video spero davvero di aver aiutato almeno qualcuno di voi nelle sue decisioni future. E boh, niente, al prossimo video. Ciao!